Buongiorno da Stato Quotidiano, ci troviamo a Cagnano Varano, sono le ore 9 davanti al palazzotto dello sport di Cagnano, palazzotto di Gennaro, e sta per iniziare la vaccinazione anti-Covid per gli ultra ottantenni di Cagnano Varano. Bisogna ringraziare soprattutto il dottor Canarozzi De Grazia Matteo, che praticamente grazie a lui è stata possibile questa vaccinazione, e anche al sindaco di Cagnano, che praticamente sicuramente ha messo a disposizione questo palazzetto dello sport in modo che tutti, diciamo, gli ultra ottantenni di Cagnano siano vaccinati. Parte con Cagnano la vaccinazione per gli ultra ottantenni, quindi Cagnano è stato sicuramente il primo paese a fare questa vaccinazione, grazie al sindaco e tutti gli operatori della ASL, tra cui c'è il dottor Quagliano. Diciamo che tutto procede nel migliore dei modi e ci sarà solo un giorno per la vaccinazione, dottore? Sì, noi speriamo di farlo entro oggi, ma possiamo anche, diciamo, procedere anche domani se non finiamo oggi. Non sa quante persone sono state invitate, però oggi sono state invitate 60-70 persone la mattina e anche la sera, il pomeriggio. Quindi saranno circa 150 persone. Sì. Allora, sindaco, in questa bellissima struttura che sembra proprio l'ideale per fare questa vaccinazione, diciamo che Cagnano ha risposto alla grande, diciamo, a questo invito di far vaccinare tutti i propri concittadini, perché, diciamo, sappiamo l'importanza della vaccinazione stessa. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, oggi è una bellissima giornata di sole, diciamo che può essere, la possiamo chiamare come la nuova primavera. È un giorno importantissimo, è un giorno dove possiamo dire che ci può essere una rinascita, un nuovo mondo. Grazie all'AS, grazie al dottor Quagliano, grazie al dottor Canarozzi. Noi abbiamo cercato nel miglior modo possibile di organizzare, certo è tutto difficile, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Io voglio ringraziare tutti gli operatori, voglio ringraziare oggi anche tutti gli anziani che hanno risposto, sono tantissimi gli anziani che sono venuti e verranno anche sicuramente la prossima volta, qualcuno che magari non è venuto verrà anche le altre volte. È una rinascita perché comunque dobbiamo tutti insieme lavorare affinché il Covid-19 non sia più presente in mezzo a noi. Allora, noi abbiamo costituito un'equipe come previsto, quindi abbiamo la composizione della formazione da 1 e 4 infermieri con l'ausilio di 3 amministrativi, e quindi è una squadra già collaudata, perché è da mesi che stiamo operando, abbiamo operato per gli operatori sanitari, sociosanitari, farmacisti, dentisti, quindi è abbastanza collaudato come squadra. E devo anche mettere in evidenza come in questa situazione per gli ultra ottantenni il comune di Cagnano ha risposto benissimo, gli amministratori hanno risposto benissimo, hanno fatto sentire la loro organizzazione, con la loro organizzazione sono state efficienti, e noi adesso possiamo operare nel miglior modo possibile, veramente. Abbiamo 2 novantenni che si sono appena vaccinati. Lei si chiama? Felice Natale. E quanti anni ha? 94 e un po' di bombezzi. Siete contento di aver fatto la vaccinazione? Ma ho detto questo una volta. Come vi sentite? Vi sentite bene? Sì. Sono gare malate, stiamo bene. No, dico, la vaccinazione non va fatta nessun effetto. Nessun dolore. Va bene, grazie. Stammici bene. Siamo altri 100 anni da vivere. Quando cambi a te. Ciao. Voi invece vi chiamate? Stefania Antoni. Quanti anni avete? 93. 93 anni. Sì. Siete contenti? Sì, siamo contenti, sì. Per il momento siamo contenti. Quindi per voi, diciamo, vaccinarsi è una cosa buona. Certamente. Evita di prendere la malattia. Certamente. Va bene. Vabbè. Nessuna, diciamo, no. Reazione alla vaccinazione, vi sentite come prima? Sì, sì, come prima. Grazie. Ciao. Ora siamo con il dottor Canarozzi De Grazia Matteo. Sta per concludersi questa campagna vaccinale anti-Covid a Cagnano Varano, che mi sembra che sia stato un successo, perché mi pare che tutti coloro che sono stati chiamati sono venuti, quindi diciamo che il 99% di quelli che sono stati chiamati alla vaccinazione si è presentato. Sì, dottore. Sì, però ecco, non è che stiamo concludendo, stiamo solo all'inizio, perché chiaramente oggi siamo impegnati questo fine settimana
per gli ultraottantenni, ma a Cagliano devono essere vaccinati tutti, quindi certo. È un primo passo. Ringraziamo il sindaco, l'amministrazione comunale per la disponibilità, perché c'è stata questa felice intuizione da parte del nostro direttore generale in collaborazione con i sindaci, appunto per creare meno disagi, quelli di utilizzare quindi in ogni comune un punto vaccinale, soprattutto per gli ultraottantenni. Noi in questo momento l'appello è aiutateci, cioè è importante l'impegno di tutti e anche solo un po' di comprensione, perché come avete potuto notare oggi diciamo, ci siamo ben organizzati, quindi da questo punto di vista noi ce la stiamo mettendo tutta, però inevitabilmente potrà succedere, magari non oggi, un'altra prossima giornata, qualche disguido dovuto all'organizzazione, che stiamo sempre sul pezzo minuto per minuto, quindi da parte dei cittadini, ma devo dire, ecco, e devo anche ringraziarli, stanno collaborando in una maniera veramente commovente. E certo, questa è la più grande campagna vaccinale mai fatta al mondo, e quindi ci vede impegnati tutti e c'è bisogno di tutti. Va bene, grazie. Oggi che dovete fare il vaccino? Bene, bene, bene. Signora, le posso fare una domanda? Quanti anni? Quanti anni avete, signora? Forte. Sei sicuro? Ci fai lo scherzo? No, non mi sono dimenticato. Ti sei dimenticata? Chiedi all'amica, forse. 83 anni la signora. 83. Complimenti. E l'amica quanti anni ha? 38. Del 38. Noi siamo con la dottoressa. Allora, io sono Clown Dottore Patapà, faccio parte dell'associazione Il Cuore Foggia con presidente Iole Figurella e noi facciamo parte della delegazione di Vico del Gargano. Quindi siete stati chiamati per incoraggiare un po' questi anziani che praticamente molte volte sono un po' titubanti a fare questa vaccinazione, perché sì, siamo... è un tipo nuovo di vaccinazione che non hanno mai fatto, e quindi cioè, voi contribuite a far sì che questi anziani vadano incontro alla vaccinazione in modo allegro. Allegro, certo, sì, siamo qui proprio per questo, per allietare un attimo l'attesa, per incoraggiarli, e devo dire che sono belli attivi questi nonnini. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie.